Buon pomeriggio, è martedì 18 giugno, ben ritrovati con il nostro telegiornale, sono le 13.30 in punto, parleremo di droga in apertura e di tre diverse operazioni. In un caso si tratta di un solo arresto, due invece sono operazioni, una che ha fatto scoprire, ha permesso di scoprire un traffico di cocaina importata dal Sud America soprattutto, ma anche dal Nord Europa, tramite i porti, non solo quello di Gioia Tauro, e grazie all'apporto di squadre di lavoratori portuali, quindi gli operai portuali infedeli che facevano uscire dallo scalo proprio i borsoni contenenti la sostanza stupefacente. Sono cinque le persone arrestate, una di esse che è il vero e proprio capo dell'organizzazione, legato da stretti legami di parentela proprio ad Umberto Bellocco, il boss, il super boss della Cosca. La Guardia di Finanza ha arrestato per traffico internazionale di cocaina cinque persone che avrebbero agito per conto della Cosca Bellocco di Rosarno e che facevano arrivare la droga nel porto di Gioia Tauro grazie anche all'apporto di squadre di lavoratori portuali infedeli. Gli arresti sono stati eseguiti tra le province di Roma, Reggio Calabria e Sassari. In carcere sono finiti Umberto Emanuele Olivieri, 32 anni, Domenico Pepe, 64 anni, Alessandro Galanti, di 38, Antonio Ponziani, 34enne, ed Alessandro La Rosa, di 41 anni. I cinque sono stati individuati come coloro che si occupavano di acquistare la cocaina in Sud America, di importarla in Italia attraverso navi che arrivavano al porto di Gioia Tauro ed in altri porti italiani dal Sud America, ovvero da Brasile, Argentina, Ecuador e Perù, e dal Nord Europa, dal Belgio, e di rivenderla. L'operazione, denominata Balboa, ha permesso di accertare che il dominus del gruppo era Umberto Emanuele Olivieri, legato da stretti vincoli di parentela ad Umberto Bellocco, 82 anni, uno dei capi storici dell'omonima Cosca. Ma dalle indagini è emersa anche la figura di Alessandro Galanti, ritenuto un vero broker internazionale in contatto con i Narcos, che assieme alla Rosa e Ponziani coadiuvava i primi due nell'organizzare le forniture, e di Pepe, che si occupava dell'acquisto e dell'importazione della droga. Giunta nel porto di Gioia Tauro, la cocaina, nascosta all'interno di borsoni nei container, veniva recuperata dai lavoratori portuali e portata fuori dallo scalo. Il gruppo criminale poteva contare su una fitta rete di contatti, talmente ramificata da essere in grado di recuperare la droga non solo al porto di Gioia Tauro, ma anche in altri porti, sia nazionali che esteri, avvalendosi del potere intimidatorio esercitato dalla Cosca Bellocco. Nell'ambito delle indagini sono quasi 600 i chili di cocaina sequestrati, mentre si è riusciti anche a ricostruire altre importazioni di droga per 312 chili, direttamente riconducibili all'organizzazione. L'operazione Balboa, sottolineano gli investigatori, conferma l'importanza strategica del porto di Gioia Tauro, vero e proprio snodo commerciale che le cosche dell'Andrangheta utilizzano per importare ingenti quantitativi di droga provenienti dal Sud America e dal resto d'Europa. Un'amicizia nata in carcere fra un esponente della famiglia Del Giorno di Campagna nel Salernitano e di un detenuto della Cosca Giorgi di San Luca è poi sfociata in una vera e propria alleanza per l'approvvigionamento e lo spaccio di droga in provincia di Salerno. L'hanno scoperto i carabinieri di Eboli, che hanno arrestato in tutto 15 persone, 13 sono finite in carcere, 2 ai domiciliari, tra Eboli, San Luca, Roma e Sulmona, ed hanno notificato 10 avvisi di conclusione indagini. L'indagine, partita nel dicembre del 2015, ha appunto permesso di accertare l'esistenza di questo sodalizio criminale che aveva base operativa proprio nel Salernitano, e è stato appurato che i legami del gruppo salernitano con la famiglia di 'Ndrangheta di San Luca era nata proprio dall'amicizia di due esponenti delle due famiglie, appunto, durante il periodo della detenzione. Poi i legami sono proseguiti fino a quando il debito nei confronti del fornitore non ha raggiunto un ammontare di 30.000 euro, rendendo necessaria la ricerca di altri canali di approvvigionamento nel napoletano. Secondo i carabinieri, importanti ai fini dell'inchiesta sono state anche le conversazioni con i familiari intercettate in carcere, che hanno permesso di individuare i traffici. Alcuni soggetti, ha detto il comandante del reparto operativo di Salerno, Enrico Calandro, riescono a gestire o dare indicazioni per attività criminali anche durante il periodo di detenzione. Durante le indagini sono state arrestate in flagranza 4 persone, sequestrati 100 grammi di cocaina, 1 chilo di hashish, 200 grammi di marijuana ed 11.500 euro in contanti.
Ed un giovane calabrese, non è stato specificato, non è stata fornita l'identità, ma neppure è stato detto da dove provenisse o di dove fosse originario, che stava viaggiando su un autobus con oltre 2 chili di droga tra hashish e marijuana in un borsone, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Matera con l'ausilio di un cane antidroga. Si stava effettuando un controllo sui mezzi di trasporto extraurbano lungo la statale 106 Ionica in direzione di Reggio Calabria e il giovane ha cercato di nascondere nella tendina parasole in corrispondenza del posto da lui occupato questo involucro di carta argentata. Dentro c'erano 983 grammi di hashish, 1 kg e 100 grammi di marijuana. Ieri si è svolto al Tribunale di Reggio Calabria l'interrogatorio dell'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola, durato oltre 4 ore, pensate, nell'ambito delle indagini, cioè ovvero del processo breakfast che fa riferimento alla latitanza di Amedeo Matacena, l'ex parlamentare di Forza Italia di Reggio Calabria, condannato definitivamente a 3 anni di reclusione, ma come sappiamo latitante a Dubai. Scajola, che sappiamo essere stato rieletto sindaco di Imperia, ha risposto alle domande del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e si è detto totalmente estraneo alle ipotesi di reato contestategli. Ha chiesto di essere posto a confronto col collaboratore di giustizia Cosimo Virgilio e con l'imprenditore Carmine Cedro, ritenuti vicini alle cosche Piromalli e Molè, in ordine alle dichiarazioni sul loro presunto rapporto d'amicizia all'epoca in cui Scajola era ministro delle attività produttive. Richiesta però questa degli avvocati di Scajola, che è stata respinta dal collegio giudicante. Scajola ha richiamato i contenuti del protocollo di sicurezza registrati dalla sua scorta rispetto alle date che sono state indicate da Virgilio per accusarlo. Ieri il Codacons aveva denunciato la morte di una persona che sarebbe deceduta senza essere stata soccorsa in tempo, perché l'ambulanza sarebbe arrivata nel 118, sarebbe arrivata in ritardo a poca distanza dal tribunale, dall'ospedale, sottolineo ancora, di Catanzaro. Oggi la risposta invece del responsabile dell'area centro del 118, l'area centro è quella per intenderci Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, del servizio di emergenza urgenza, secondo il quale la notizia diffusa dal Codacons relativa al decesso di una persona nella quale appunto si faceva riferimento a ritardi nell'invio di un'ambulanza non corrisponde alla dinamicità degli eventi. Il responsabile, il dottor Antonio Talesa, dice che queste notizie non veritiere creano solo panico e allarmismo se non si conoscono i fatti come in realtà si sono svolti. Dopo essere stata allertata la centrale operativa, poiché una persona era stata colta da arresto cardiaco, l'operatrice, fa presente Talesa, si è assicurata della presenza di un medico sul posto che ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. È stato allertato a quel punto il 118 di Catanzaro Lido, poiché il PET Catanzaro Centro era impegnato in un altro codice rosso, ed è stato chiamato anche il PET di Tiriolo, presente in ospedale, che aveva effettuato un'attività di soccorso ed era appunto presso l'ospedale pugliese. L'equipe è stata utilizzata subito, dirottata sull'evento nell'arco di 10 minuti, dice Telesa, il quale sottolinea, ribadisco, l'assoluta correttezza dell'operato del servizio di emergenza urgenza e la non veridicità di quanto affermato dal Codacons. Stamattina a Firenze si sono svolti i funerali di Franco Zeffirelli. Franco Zeffirelli in Calabria aveva forti legami e in particolare aveva legami con un altro grande artista che ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo. Gerardo Sacco, l'orafo crotonese, non fa mistero che se quell'incontro non fosse mai avvenuto, probabilmente la sua fama, la sua arte, anche l'eco, diciamo così, delle sue pregiate manifatture non sarebbe stata così vasta. Abbiamo raggiunto Gerardo Sacco, era un fiume in piena, l'intervista è durata 17 minuti, l'abbiamo riassunta per motivi di tempo, non potevamo fare diversamente. Quando muore un grande, si cercano delle testimonianze, si va a caccia dell'aneddoto, della particolare mai raccontato, e Gerardo Sacco tante volte ha raccontato i suoi incontri con Franco Zeffirelli, toccante quello del momento in cui, dopo che Fulvio Lucisano glielo presentò nel 1984, per quelle famose porte girevoli che la vita ogni tanto ci presenta, stava per perdere l'incontro della vita. Poi, per fortuna, però, quell'incontro in qualche modo si è verificato, si è concretizzato, e da allora nacque anche la fama di Gerardo Sacco come orafo delle dive. È una collaborazione dall'Otello al giovane Toscanini all'Amleto che ha fatto la fortuna dell'artista crotonese e che ha reso ancora più grande l'arte del grande regista, commediografo, scrittore, disegnatore fiorentino.
Ovviamente in queste ore saranno in molti ad averle chiesto un ricordo di Franco Zeffirelli, quindi questa è l'ennesima domanda dello stesso tipo che le fanno. In che cosa risiedeva la grandezza di quest'uomo? Perché per lei è stato così importante? Perché non è che è stato come tanti incontri, insomma, che sono impari qualche cosa, prendi e metti nel tuo bagaglio. Questo è stato di un uomo che ha cambiato la mia vita completamente. Nell'84, quando facevo dei lavori a Crotone, poi me l'ha allargato nella provincia e tutta la regione, ma finiva lì, insomma, il mio raggio. Facevo una sfilata, alla fine mi si avvicina un signore, mi fece i complimenti, si trattava di Fulvio Lucisano, il più grande produttore a livello mondiale, e mi disse che era rammaricato perché aveva visto dei gioielli molto belli che avrei potuto fare qualche cosa per il film che era in cantiere, che stava girando con il grande regista Franco Zeffirelli. Io non sapevo niente dell'hotel, che non capivo niente di lirica. C'era l'unico negozio di dischi. L'ho ascoltato sino proprio all'inverosibile, giorno e notte, e mi sono calato proprio nella parte. A che mi sommetta, San Maradetta, e adesso, in Maradetta, salendo Reggio Calabria, sono arrivato in ritardo. Lui, incazzato letteralmente, se ne stava andando, questo è il mio arabo, che sei? Arrivo mentre lui stava uscendo, mi ha detto no, non ho voluto sentire niente né vedermi, se ne stava andando. Però Maurizio Millenotti, il costumista, che ha vinto un Oscar e più altre nomination ha avuto, era voluto vedere se è impietosito, insomma. Ha detto, oh, ma che bel Franco, Franco vieni. Allora mentre veniva, ha guardato, io ero con la testa chinata, e lui ha detto, ma questo è un matto. Allora quel matto lì, non ho capito se era finita la mia vita artistica o era un complimento. Va bene, mandate i gioielli indietro, che avevano già noleggiato i gioielli loro, perché una volta noleggiavano i gioielli, prendete il lavoro di questo matto. Allora mi sono sentito rinato, insomma, pieno di energia, e da lì è stato un momento meraviglioso. La vita a volte è una porta girevole, no? Lei è stato a un filo, lui si era arrabbiato perché lei era arrivata in ritardo, poteva finire tutto, invece tutto cominciò in quel momento. Che tipo di uomo era? Un uomo magnifico, meraviglioso, perché gliel'ho scritto anche al figlio, a Pippo Pisciotto Zeffirelli, insomma, il stesso nome, che sono a disposizione più di prima, perché c'è la fondazione appunto Zeffirelli, e che i miei gioielli, può contare sui miei gioielli anziché tenerli per me, portarli in giro per il mondo, fare una bella mostra a Crotone prima, e poi li metteremo lì nel museo, dove lui mi ha fatto un grosso regalo 5-6 anni fa, quando abbiamo fatto lui ha fatto una mostra importantissima nel più grande museo del mondo, insomma, a Villa d'Este a Tivoli, dove ha fatto bozzette e scenografie di Franco Zeffirelli con i gioielli di Gerardo Sacco. Ci ha fatto una stanza tutta con i miei gioielli, era una S in un catalogo col maestro, e non ha prezzo per me, insomma, è davvero una. È una tesi di laurea, insomma, superata con 110 e lode. Un allevamento abusivo di cani in cui erano detenuti in condizioni inadeguate 14 esemplari di diverse razze, due cuccioli, è stato scoperto dai carabinieri forestali a Rocca di Neto. Una persona è stata denunciata per maltrattamento di animali, violazione di edilizia e deturpamento di bellezze naturali. In un'area di proprietà comunale sono stati individuati questi box in muratura coperti da lamiera, nei quali c'erano 10 maschi e 4 femmine, animali naturalmente, non tutti dotati di microchip identificativi, più i cuccioli. I veterinari dell'ASP hanno accertato che le condizioni di detenzione dei cani non erano compatibili con la legge, e quindi hanno indicato i reati ascritti poi alla persona denunciata. Due apicoltori invece provenienti da fuori regione, da fuori dalla Calabria, sono stati denunciati sempre dai carabinieri forestali di Vibo Valentia per aver movimentato e posizionato 173 arnie in alcune località dei comuni di Dinami, Simbario e Serra San Bruno. Questo in violazione alle normative in vigore. Arnie e melari sono stati sottoposti a sequestro, i due apicoltori hanno ricevuto sanzioni amministrative per un importo pari a 2.700 euro. Notizia di poco fa, a Cassano, allo Ionio, è stato
ha arrestato un uomo di origini bulgare di 50 anni che avrebbe picchiato e minacciato di morte moglie e figli utilizzando per intimorirli una mannaia e delle motoseghe, insomma bastava anche meno per intimorirli. L'uomo, che risiede nella frazione Sibari con la famiglia composta da 4 figli, di cui 2 minorenni e la moglie, avrebbe da tempo vessato i familiari con minacce anche di morte ed altre angherie. E passiamo invece adesso a ricordarvi che il 21 giugno è la giornata, come ogni anno, è la giornata della lotta alle leucemie, i linfomi ed il mieloma, è la giornata dell'AIL, insomma, quella 14ª giornata nazionale dell'AIL, che è un momento di consapevolezza, naturalmente, di approfondimento sulle tematiche legate alla ricerca scientifica e alla vita con questa malattia. La giornata poi serve per condividere i progressi che la scienza fa di anno in anno, anche grazie alle donazioni delle persone, e quindi ci saranno iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia. Fra l'altro, in occasione dei 50 anni dell'AIL, un'ampia delegazione composta dai presidenti delle 81 sezioni provinciali italiane verrà ricevuta dal Presidente della Repubblica Mattarella nella Sala degli Specchi al Palazzo del Quirinale. Per l'intera giornata di venerdì 21 giugno sarà attivo uno speciale numero verde sui problemi ematologici e l'800 22 6524, al quale 8 illustri ematologi risponderanno per offrire a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri di terapia di tutto il territorio nazionale. Questo è lo spot dell'AIL per il 2019. Da grande voglio andare su Marte. L'anno prossimo farò il giro del mondo in moto. Voglio aprire un ristorante tutto mio. Costruirò una bicicletta per mia figlia. Voglio fare il miele. Ogni anno 35.000 sogni rischiano di essere spezzati da un tumore del sangue. Non lasciare che accada. Sostieni la ricerca. Sostieni AIL. Da 50 anni con i suoi 20.000 volontari accanto a chi soffre. Hashtag mai più sogni spezzati, il sito www.ail.it. In questi 3 giorni fino a venerdì comunque avremo modo di parlarvene più volte. E in chiusura, come ogni giorno, tocca a Massimo Tiganisava e a Io Scelgo Calabria. A che cosa serve Io Scelgo Calabria? La nostra regione vive ancora una condizione di gravissima crisi economica e sociale. Se puntiamo sulla costruzione di un mercato interno forte, possiamo dare linfa vitale alle nostre aziende produttrici di specialità agroalimentari e di specialità artigiane. Abbiamo quindi la necessità di avere la collaborazione di coloro i quali sono impegnati nella vendita. Mi riferisco agli alberghi, ai ristoranti, ai pub, alle pizzerie, ai negozi di alimentari, ai supermercati. E poi la collaborazione da parte del popolo dei consumatori. Cerchiamo, in una visione certo non autarchica, di valorizzare sempre e comunque il prodotto calabrese. Diamo una mano alla nostra economia, diamo una mano alla nostra società, evitiamo che l'unico possibile futuro per i nostri giovani sia quello dell'emigrazione. Da qualche anno è nato questo nuovo amaro che realizzate secondo dei criteri molto rigidi. Sì, questo amaro è creato con dei criteri rigidi però semplicissimi. Nasce dall'insieme di 4 gusti e 4 erbe che si trovano nella nostra regione, nella nostra provincia. Prima dalla liquirizia, l'alloro, il finocchietto selvatico e per ultimo, ma non ultimo, il bergamotto, che gli dà questo aroma inconfondibile e un gusto, un profumo particolare. Oltre a essere un ottimo digestivo,
si può gustare freddo per, come dire, per sentire tutte le varie armonie di gusto, insomma, che racchiudono queste erbe. È un amaro che è nato 4-5 anni fa dall'insieme di tanti liquori che facciamo noi, e che quindi e gli abbiamo dato il nome Caciuto, che il nome Caciuto sarebbe il soprannome della mia famiglia. Appunto, dico, come fantasia forse non è molto originale, però io ho detto, gli abbiamo dato questo nome Caciuto, che vuol dire cocciuto, duro, che appunto è la... Secondo me che il senso della, se uno vuole riuscire, insomma, nelle proprie cose, deve essere un po' duro, un po' cocciuto, insomma, per avere appunto qualche riscontro, insomma, ecco. Sono caratteristiche anche fisiche del nostro territorio? Soprattutto, pure vedendo, insomma, la morfologia del nostro territorio, l'Aspromonte, insomma, le cose, e quindi è una cosa che veramente ci descrive in pieno. Io scelgo Calabria, comunicazione professionale per le imprese. Un amaro che parla del legame con la terra. Siete riusciti ad armonizzare quattro elementi che sono tipici di questo territorio, rendere una cosa, far nascere sì. Una cosa nuova? Sì, una cosa nuova, è un amaro che piace perché esce dai canoni dei classici amari, insomma, commerciali che si trovano in giro, anche perché non abbiamo una grandissima produzione industriale, perché appunto per farlo noi abbiamo degli alberi di alloro che quasi abbiamo decimato, insomma, per tirare via, ci servono le foglie e quindi ci bisogna dell'alloro, il pinocchietto selvatico proprio per prenderlo qua in giro, insomma diventa una cosa, perché noi mettiamo in infusione nell'alcol, l'alloro, il pinocchietto, le liquirizie e il bergamotto, che poi mischiamo col zucchero, e quindi è un prodotto senza colorante, niente completamente, naturale al 100%. Insomma, ecco. Erbe vere, niente chimica. Erbe vere, niente chimica, sì, lo posso giurare. Per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che torneremo alle 19:15 circa e che per restare aggiornati c'è www.tgcal24.it.